Amici sportivi, buonasera. Palla da mano. Gara 3 playoff. Chi vince va in semifinale ad affrontare Trieste domenica prossima. Il primo tiro da 3 sbagliato di Iesi, la palla alla fine, centrocampo, Scavini, Tarn, l'ultimo a toccarlo è il giocatore Iesi, dunque il primo pallone per la squadra casacca bianca della Fabe. In campo con Magnon, Cavazzon, Zanus Forte, Sforti e Turner, risponde Setti Trilò, Viric, Pelle e Scavini, la formazione di Massimo Mangano. Cavazzon dunque in palleggio per la Faber, Viric e Forti, già scintille, come del resto ci sono sugli spalti. Forti, doppio blocco di Turner per lui, ancora si tuffa dentro, Cavazzon non riceve, dalla linea il tiro libero, Zanus Fortes, 5 secondi al termine dell'azione offensiva, Forti da 2, il canestro del capitano, 2-0, dopo 40 secondi di gioco, Fabriano dunque mette il naso avanti con la rimessa effettuata da Viric su Scavini. Dicevamo gara 3, ma derby numero 6 della stagione tra queste due formazioni. Setti a saltare Turner, a schiacciare e si infiamma il palatavano. Un varco importante per Setti, mentre Forti, marcato da Viric, guarire 6-25. Danus Fortes, mentre Forti da 3, sbaglia la bomba, Triolo al rimbalzo, abbastanza agevole, subito per Scavini. In penetrazione il fallo di Magnon su Scavini, che poi frena a terra per Pace Magnon, la prima infrazione della gara. E vediamo se ci saranno i due tiri liberi assegnati al giocatore Iesino, e così infatti giudicato in fase di tiro. Scavini ha in mano due tiri liberi per portare per la prima volta in questo incontro la SIC in vantaggio. Realizza primo punto per il numero 6 Iesino, ancora un libero per lui, secondo libero per Scavini, ancora a segno e dunque può ripartire la Faber. Turner per Cavazzon a portare avanti il pallone, c'è Scavini su di lui, ancora Cavazzon in palleggio, si fa vedere Magnon, riceve Cavazzon a cercare di saltare Scavini. Forti fuori dei 6-25, fronte a canestro il blocco di Turner, ancora Magnon, post basso per Zanus Fortes che fa saltare Setti, poi sbaglia il tapin con il canestro, però più di mezzo. Andrea Forti, quarto punto, 1 minuto e 45 giocati, sotto canestro il fallo di Zanus Fortes su Bell, per Zanus Fortes, checking, primo fallo per il giocatore di Messe. Si attende che Scavini si possa allacciare la scarpa, mentre coach Bernardi, già cacciato via giacca e cravatta, e si siede ora in panchina. Mangano, anche lui seduto davanti alla sua panchina, 4-4, due minuti giocati. Viric, blocco della schiena per lui in settimana, Setti sbaglia da 3 e sotto canestro il fallo di Pell su Zanus Fortes. È la prima infrazione per l'americano di Iesi e dunque in situazione di perfetta parità, 4-4, dopo due minuti di gioco. Riparte Fabriano con un pallone da riportare in attacco, Cavazzon a gestire lo schema offensivo della formazione casacca bianca, che attacca dalla sinistra alla destra. Cavazzon, Scavini davanti a lui, lo salta per Graziano Cavazzon, infrazione di passi, dunque rimessa a lato per la SIC BPA di Iesi, con Scavini subito per Pell a portare avanti il pallone, il play numero 6 da tanti anni ormai qui a Iesi. Scavini, c'è Forti a chiudergli i varchi, post passo per Pell, si gira Pell, un cross, il rimbalzo di Cavazzon, palla in mano per l'ex Reggio Emilia e Viterbo. Magnon da 3, finta, Turner finta da 3 punti, anzi va da 3, la bomba è fuori, Cavazzon a lottare, a realizzare, davvero un leone Graziano Cavazzon in questa circostanza, 6-4 per Fabriano. Faber incisiva sotto canestro anche in zona offensiva, sta facendo a questo punto la differenza, anche se il divario è minimo. Viric si tuffa dentro e realizza. Fabriano ha deciso di non far fallo su il bosniaco. Forti, scarico pass basso per Zanus Fortes, fallo di sfondamento, il secondo fallo per Zanus Fortes, questa volta è un fallo d'attacco fischiato al giocatore di coach Bernardi. Rimessa dunque in zona difensiva per la SIC
16:57, dunque risultato in perfetta parità 6-6, ma questa volta è la SIC BPA a portare avanti il pallone con Scabini da tre punti a forzare un tiro che non prende neanche il tabellone. I fischi del pubblico di Fonda Fabrianese, ovviamente la disapprovazione anche di quelli della SIC Iesi. Cavazzon, Mannion fuori dall'arco del 6-25, si fa vedere Turner fronte a canestro, ribaltamento per Cavazzon che si tuffa dentro, il fallo di Scabini su Cavazzon per il numero 6 di coach Mangano, è la prima infrazione della gara e dunque rimessa in zona d'attacco per Fabriano, che avrà a disposizione anche 30 secondi per chiudere lo schema offensivo. Forti linea lato per lui, Cavazzon fronte a canestro, esce Mannion, post basso Turner, allunga un braccio, Forti marcato da Firic, post basso ora per Turner che prova a saltare Bell, si tuffa dentro, gli sporca il pallone Setti che poi cattura anche il rimbalzo, subito Scabini che commette infrazione di passi a centrocampo. Scabini si arrabbia con il compagno di squadra per questo passaggio forzato e dunque rimessa in zona d'attacco per Fabriano con Forti. Cerca un compagno, trova Cavazzon che sta giocando davvero egregiamente questo avvio di gara, 16:15 da giocare. Fabriano possesso di sfera, Turner, Cavazzon fuori dell'arco, ancora Mannion, Priolo piegato sulle ginocchia davanti a lui, si fa vedere Forti, c'è Firic su di lui, Forti lo sfida, scarica su Zanus Fortes, ottimo Setti a sporcare il pallone, poi l'ultimo tocco è di Andrea Forti, dunque rimessa in zona difensiva per la SIC Iesi, partita che si trascina in perfetta parità, 6-6, 15 minuti e 50 secondi di gioco con Scabini a mostrare il gioco SIC. Firic, palleggio dietro la schiena, va a forzare, sbaglia, Turner, rimbalzo agevole. Cavazzon in velocità, spinge da Faber, subito per Mannion, può tirare da tre, libero, Pace Mannion da tre. È un canestro facile per Pace Mannion questo, 9-6, nessun marcatore, più tre Fabriano, 15-32. Massimo vantaggio della gara, tre punti per Fabriano. Priolo subito per Setti, zona d'angolo. Posta Turner, Zanus Fortes torna su di lui, Setti da tre punti, sbaglia Turner, ancora un rimbalzo e riparte Fabriano con Cavazzon, ancora per Forti, palla sopra il capo, Mannion, ancora per Cavazzon, Mannion da tre punti, ancora una bomba a targarla e Ben Mannion, 2 su 2 dall'alto del 3-25, 12-6. Doppiata la stick da Fabriano, più 6, 14:55 a giocare, grande incisività difensiva di Fabriano che ora si schiera in difesa. Su Scabini c'è Cavazzon, Firic è preso in consegna da Mannion, Setti fuori del 6:25, ancora Scabini, Priolo fa girare palla la stick, vediamo Priolo trova sotto Pell che va a realizzare, Pell, Anthony Pell, i primi due punti della gara per lui, 12-8. Dopo questo parziale Cavazzon salta Scabini, c'è Turner poi a dare l'uno contro uno, stoppone di Pell su John Turner, Firic in contropiede può andare a depositare per questo 4-0 di parziale e dunque si riapre in una la partita, 12-10, Fabriano resta comunque avanti di due lunghezze, 12-10, 6 minuti giocati, Mannion, Turner, Cavazzon, ancora fuori dall'arco, Mannion a saltare Priolo, scarica per Zanus Fortes, la stoppata ancora di Pell, la palla è fuori per Capitan Forti, si tuffa dentro, Forti, sbaglia il tapin, sbagliato di Zanus Fortes, che rimane a terra, Priolo in velocità per Firic, che può andare a sbagliare, ma c'è la palla sbloccata a Cavazzon con Pell che gli è andato a saltare letteralmente sulla schiena. Non c'è fallo, gli arbitri, ricordiamo, Cicori e Cerbuk, coppia lombarda, entrambi di Milano, 13:47, Setti in palleggio fuori per Priolo, ancora Scabini, Pell sbaglia la conclusione, smanaccia fuori Turner, Mannion a portare avanti il pallone, sotto però c'è Pell che intercetta la sfera, rischia l'infrazione di passi, serve poi Forti, leggerezza del giocatore americano, dunque Fabriano può manovrare questo pallone al tacco con Forti da tre, la bomba del capitano Andrea Forti, già 7 punti, 15-10, torna più 5 la Faber di Fabriano che sfrutta al massimo questa ingenuità difensiva della formazione
Leoncella con Sgabini. Priolo si fa vedere al tiro, è la prima conclusione dell'incontro per lui. E tutto il quintetto di Iesi è andato a segno in questo momento, con Cavazzone a portare avanti il pallone. Chiama lo schema, Magnon, Fabriano avanti di tre lunghezze, dunque una distanza brevissima. Poi Setti recupera anche uno splendido pallone. Sgabini in velocità, il fallo di Cavazzone, anche il canestro giudicato al signor Citori. Per Sgabini è il quarto punto, per Graziano Cavazzone è il primo fallo, e ci sarà anche un tiro libero aggiuntivo che può valere il pareggio. Si arrabbia un po' coach Bernardi, non sappiamo se con il suo giocatore o con i direttori di gara. Sta di fatto che Sgabini ha a disposizione un tiro libero per pareggiare immediatamente la partita. Sgabini realizza il pareggio, è il quinto punto per lui, miglior realizzatore della gara per la propria formazione, il migliore in assoluto. Forti, 7 punti, 7 minuti e 20 secondi giocati. Magnon, Turner fronte a canestro, finta da 3 ancora Cavazzon, fuori per Magnon, Priolo su di lui, taglio sotto Forti, poi scarica per Zanus Fortes che sbaglia la conclusione, rimbalzo ancora di Setti che ha davvero avuto un buonissimo impatto con la gara. Priolo in contropiede per Setti, può tirare la 3, ha un'ottima mano dai 6-25, la mette. Fa vedere a Fabriano che è un ottimo tiratore da quella posizione e gli esce al massimo vantaggio, più 3, 18-15, 8 minuti giocati. Magnon, Turner, esce Cavazzon, ancora Magnon fronte a canestro, taglia sotto Forti, dalla linea di tiro libero Forti e il canestro di Forti, e c'è un fallo su di lui. Per Forti è il nono punto, il fallo è del numero 11 Gordon Piric. Dopo il dunque che non c'entrava niente questo fallo con l'azione, entra nel frattempo al posto di Zanus Fortes Aimaretti, rimessa dunque in zona d'attacco per Fabriano dopo questo fallo, che ha l'opportunità di mettere un buon parziale. Cavazzon, Magnon fuori 6-25, Priolo davanti a lui, Magnon in palleggio, copre con il corpo la sfera, Turner rischia di perdere un pallone in modo ingenuo. Magnon, 15 secondi per trovare la retina Jessina a disposizione della Faber di Fabriano, i blocchi altissimi di Turner per lui, poi Cavazzon da 3 punti, la bomba di Graziano Cavazzon, quinto punto, quarta bomba per Fabriano, che rimette subito con questo parziale di 5-0 la SIC BPA 20-18. Priolo 11-15 da giocare. Priolo cerca e trova Pell, c'è Aimaretti su di lui, Pell lo sfida che lo chiude in modo ottimo, lo stoppa aria da Aimaretti, subito Forti a portare avanti il pallone, aspetta Cavazzon che arriva fuori dell'arco, Cavazzon in palleggio sotto per Aimaretti, ancora Forti, il blocco di Aimaretti e il fallo di Sgabini sul blocco di Aimaretti. Per Sgabini è il secondo fallo della gara, dunque rimessa in zona d'attacco per Fabriano, rimessa che avverrà proprio di fronte alla panchina di Fabriano, mentre Mangano cambia la regia, fa entrare Andrea Conti al posto di Sgabini. Dunque rimessa in zona d'attacco Fabriano, Cavazzon con Conti che sbarca subito un pallone, dunque sfera lato per la Faber in zona d'attacco con Forti, esce Cavazzon fuori 6-25, Conti su di lui, Magnon in palleggio, post basso per Forti, ancora Magnon, zona d'angolo, Priolo su di lui, palleggia, copre il pallone, poi scarica per Aimaretti che salta tutti, sbaglia però la conclusione, rimbalzo facile di Piric, ottimo il movimento con il corpo, non altrettanto la conclusione. Siamo al giro di boa del primo tempo, 20-18 per Fabriano, dunque Iesi sotto i due lunghezze, ma in possesso di sfera in zona d'attacco, Piric per Setti, 4 metri in angolo, tabella e canestro per Setti, settimo punto per lui, migliore degli Iesini sicuramente. Cavazzon, Forti, Ebeling sul blocco della Lega per Fabriano, Forti, ancora Turner fuori dai 6-25, la manovra di Fabriano che in questo momento viene rallentata. Magnon palla sopra il capo, c'è Conti davanti a lui, Magnon cerca di saltarlo in palleggio che gli chiude dunque il varco, lato debole, Conti fuori Turner, 8 secondi, bisogna andare al tiro,
Forti chiama un blocco di Tarne da 8 metri, sbaglia Forti, rimbalzo di Setti per Priolo, subito Piric che viene stoppato in questa circostanza da Tarne, riparte Forti, pallone schiacciato a terra per Cavazzone e poi il fallo di Conti su Forti per Andrea Conti alla prima frazione della gara e dunque pallone in attacco per Fabriano che ora sostituisce Turner con Evering, arriva qualche monetina anche sul parquet. 20-20 comunque, clima infuocato, 9-38 da giocare, Setti ancora positivissimo per Iesi a sporcare questo pallone, Magnon mignalato, si fa vedere Cavazzon, fuori 6-25, in palleggio Forti, salta il doppio blocco, realizza l'11esimo fuori. Punto Andrea Forti, 22-20, ha realizzato la metà dei tiri di dei punti di Fabriano, 9-25 sotto canestro il fallo su Setti di Ebeling, hand checking anche per Ebeling, cioè mani sul corpo dell'avversario, è il quinto fallo di squadra per Fabriano, 5 quelli fischiati anche alla SIC BPA di Iesi, è rimessa dunque in zona d'attacco per la formazione casacca gialla, barre trasversali verdi, ancora Priolo in palleggio subito per Conti, fronte a canestro ancora Priolo, largo la marcatura di Fabriano, Pell esce Maretti fino a fuori l'area dei 6-25, ancora Firic fronte a canestro per Conti, Priolo pallone schiacciato per Pell, si gira, sbaglia il fallo però in questa circostanza di Maretti su Pell per l'Italo argentino e la prima infrazione della gara, aveva comunque recuperato il pallone e ci sono dunque due tiri liberi a disposizione di Anthony Pella che potrebbe riportare la gara in perfetto equilibrio, è di sotto infatti di 2 punti la formazione di Iesi. Pella però sbaglia la prima conclusione dalla linea in questo campionato, il 59,7%, 0 su 2 in questa circostanza, rimbalzo di Aimaretti subito per Cavazzon, Conti arriva di ritardo a chiudere su di lui, ancora pallone schiacciato a terra per Magnon, vedere fronte a canestro Ebeling, Cavazzon prova a tagliare sotto, poi esce anche Forti, c'è Firic su di lui, per Firic il secondo fallo, è davvero Forti, incredibile, con questo fallo Iesi esaurisce il bonus e dunque, mentre c'è il time out chiesto da coach Bernardi su questa azione d'attacco, il risultato 22-20 per Fabriano e dunque time out qui al Palatabano, gremito davvero in ogni ordine di posto, non diciamo tutto esaurito ma davvero vicini alla massima capienza il Palasport Iesino, dunque time out chiesto proprio da Virginia Bernardi che quindi ha intenzione di preparare una buona azione offensiva. 8 minuti e 46 secondi al termine di questa prima frazione, Fabriano 22, Sicca a 20, protagonisti fino a questo momento, da una parte Forti per la Fabra, autore di 11 punti, dall'altra 7 punti, ma soprattutto tanti palloni recuperati, ottimi rimbalzi, diciamo tutto sommato alla pari il duello dei lunghi con Aimaretti che sta facendo una buona figura su Pell, in precedenza l'aveva fatta anche Tarn che dopo aver subito una stoppata ne ha rifilata immediatamente una al connazionale e dunque rimessa in zona d'attacco per Fabriano, 8-46 più 2 Fabriano con Magnon fuori dai 6-25, si fa vedere Cavazzon a ricevere, palla tra le gambe, poi Forti 6 metri, Andrea Forti ancora un canestro strepitoso, Andrea Forti 13 punti, poi va a rubare anche un pallone su Firic, la palla batte però sulla linea, Andrea Forti, gli applausi del pubblico fabrianese e si meriterebbe anche quelli del pubblico iesino che ovviamente non lo fa perché gioca contro la propria squadra, ma sicuramente se continuerà così potrà davvero mettere la sua firma in questa gara. Priolo non tira, poi decide di andare da 3 punti, mette la bomba, Priolo è la seconda bomba dell'incontro per Iesi. Fabriano riesce comunque a mantenere il vantaggio, 24-23, a centrocampo il fallo di Conti su Cavazzon, il secondo fallo. E dunque tiri liberi per la Fab, anzi no, esaurisce il bonus solo in questa azione.
Cavazzon, servito da Maignan, riparte la Faber. In palleggio Conti, sempre molto attaccato sull'avversario. Forti da tre punti, ancora, anzi è da due Forti, quindicesimo punto, 27 a 23, giusto, da due punti. Piric per Priolo, fronte al canestro. Conti da tre punti, la bomba, la palla sul ferro, il rimbalzo di Piric sotto per Setti, che viene stoppato da Emaretti in parabola discendente. Per Setti nono punto, c'è comunque la Faber che difende bene. 27 a 25, 7-43, più 2 Fabriano, con un Forti sempre più strepitoso. 7-40 da giocare. Maignan in palleggio, fa vedere Forti, palla sopra il capo a Emaretti, a bloccare su Priolo, ancora Forti, esce Emaretti, ancora per Forti. Maignan, 8 secondi per andare al tiro, 6 metri fronte a canestro. Cavazzon da 3 punti, la palla è sul ferro, il rimbalzo di Ebeling, fallo in attacco di Ebeling su Conti. Per John Ebeling il secondo fallo, e con questo fallo anche Fabriano esaurisce il bonus. Da adesso, dopo ogni fallo, soli tiri liberi per Fabriano. Cicoria, che vuole essere sicuro che il fallo sia stato assegnato al numero 13, John Ebeling. 27-25, più 2 Fabriano, che ora però è in difesa. 7-10 da giocare. Priolo in possesso di sfera a portare avanti l'azione dei suoi. Setti a bloccare, poi Priolo prova ad andare dentro, scarica in angolo per Conti, libero da 3 punti, sbaglia. Cavazzon in palleggio, velocità per Forti, zona d'angolo, passo basso per Emaretti, ma Priolo ci mette una mano. Rimessa dal fondo per Fabriano, che a bordo campo sta facendo scaldare Andregne, che in gara 2 davvero tra i più incisivi della formazione fabrianese. Ebeling fuori 6-25, ancora Cavazzon, trova un varco, scarica per Ebeling, 4 metri, John Ebeling può mettere un tiro abbastanza agevole per le sue mani. 29-25, 6-40. Setti sotto per Pella, ma Emaretti sporca il pallone, poi corre a recuperarlo subito per Cavazzon, ancora Maignan a portare avanti il pallone. Fa vedere Cavazzon fuori 6-25, Conti a marcare su Cavazzon, si fa vedere Maignan sotto per Cavazzon, che realizza il suo settimo punto. Fabriano vola di nuovo al massimo vantaggio, più 6, 31-25, 6-13 da giocare. Conti in palleggio fronte a canestro, Scabini pronto a rientrare sul parquet. Piric un po' appannato dalla marcatura di Maignan. Conti ancora da 3 punti, ancora un errore, rimbalzo per Fabriano, con Ebeling per Cavazzon, ancora Forti a prendere questo pallone, poi Ebeling per far girare la palla. Potrebbe anche tirare a 3 Ebeling, ha una buonissima mano, preferisce però far giocare la sua formazione. Dunque la palla a Maignan fuori dell'arco, lo fa la sporcata a Priolo, Pell poi vola per catturarla, si arrabbia coach Bernardi per questo errore. Conti già dalla parte opposta, arriva Pell, ultimo del gruppo, quasi volesse sfidare Emaretti in uno contro uno, poi serve le mani di Priolo e il doppio palleggio di Priolo. Giusta la decisione degli arbitri. Mangano dice: ma come si fa a fischiare un fallo del genere? E poi decide di chiamare time out sul risultato di 25 Iesi, 31 Fabo. Un nuovo pallone recuperato da Fabriano, che riceve l'applauso dei propri sostenitori. Fabriano davvero bella da vedere fino a questo momento. Non altrettanto di Iesi, che ci è sembrata molto circostante, ferma sulle gambe e magari un po' più distratta dei cugini fabrianesi. 31-25 dunque il risultato, con alcuni ragazzini a raccogliere monete, pezzi di carta piovuti nel parquet del Palatabano per questa gara 3 playoff. Chi vince domenica giocherà a Trieste nelle semifinali, promozioni per la serie A1. Dunque rimessa in zona difensiva per Fabriano, che rientra proprio in questo momento di nuovo in campo. Questo impianto che ha visto
questa stagione, 4 sfide tra, compresa questa tra Iesi e Fabriano, 2 ne ha ospitate invece il Palaindesi. Ebeling, Magnon, Cavazzon fronte a canestro, Ebeling a bloccare, Cavazzon poi ribalta per Ebeling da 3 punti, fronte a canestro, sbaglia Pell al rimbalzo sul doppio palleggio del pallone sul ferro. Priolo, arriva anche Pell fuori per Scabini, rientrato al posto di Conti che ha sbagliato in precedenza 3 bombe consecutive. 31-25 più 6 Fabriano, ma ora in difesa con Secchi, il più positivo ovviamente dei suoi. Firic sotto la stoppata di Magnon su di lui, qualcuno vorrebbe il fallo, non sono di questo avviso i direttori di gara. Magnon, Ebeling, ancora Cavazzon fuori dell'arco, cerca e trova Magnon, poi va da 3 punti, Pace Magnon e infiamma il pubblico fabrianese. 9 punto per Magnon e la terza bomba per Pace Magnon. Fabriano ha più 9, il massimo vantaggio della gara per la Fabra. Gabini in possesso di sfera, esce Firic, punta a canestro da 3 punti, la bomba non prende neanche il ferro. Poi Cavazzon, nonostante Priolo, riesce a tenere il possesso di sfera. Lo stesso Cavazzon a spingere il pallone in avanti. Magnon a impostare lo schema offensivo. Gordon Firic davanti a lui, Forti. Firic che non si è allenato dopo gara 2, disturbi alla schiena, disturbi seri. Forti in penetrazione, scarica per Aimaretti, c'è il fallo su Forti. Dovrebbe essere di Jean Priolo ed è così per Priolo, è il primo fallo della gara. E Capitan Forti lunetta con 2 tiri liberi. 34-25, dunque più 9 per Fabriano, con Forti, autore di 15 punti. Può riallungare ancora ulteriormente, sbaglia però la prima, pallone lungo, picchia sul ferro, forse è il primo tiro sbagliato da Forti in questo incontro. 0-2, Pella al rimbalzo, Scabini a portare avanti il pallone per la SIC, mancano a citare i suoi sostenitori, pallone schiacciato per Firic, canestro non valido se ci sarebbe stato. Forti è la prima penalità e dunque 2 tiri liberi anche per la formazione Iesina, ma time out chiesto dalla SIC di Massimo Mangano sul risultato di 25-34. E dunque la formazione Iesina dopo il minuto di sospensione avrà 2 tiri liberi a propria disposizione, mentre vediamo che coach Bernardi fa svestire Andrea Agnetti, forse entrerà al posto proprio di Forti. In campo già Iesi, che avrà a disposizione questi 2 tiri liberi. Nelle mani di Gordon Firic la sfera. Più 8 Fabriano, 3:38 da giocare. Gnecchi prova e vede Magnon fuori ai Maretti. Gnecchi fuori dell'arco, ancora per Magnon, fronte a canestro. Cavazzon fuori 6:25 a saltare Firic, scarica per Ebeling, Pell non ci arriva con i suoi tentacoli, per Ebeling il quarto punto, il massimo vantaggio Fabriano 36-26, 3:15 nel primo tempo al cronometro del Palatabano con Priolo. Firic salta sotto ma nessuno lo osserva, Pell a sfidare Maretti, va a realizzare Pell il suo quarto punto. 3 minuti esatti alla termine, Fabriano più 8, 36-28, con Gnetti ad impostare questa azione offensiva, Magnon a saltare l'americano, il quarto fa un canestro, fantastico signori, è spettacolo, più 10, 38-28. Firic sotto, poi scarica per Priolo, pass basso, Firic di frana addosso, Gnecchi per l'antisportivo, si rialza anche Firic sull'italiano, Cicori a tenere l'avversario, Scabini tenuto invece dai Maretti e piove un po' di tutto sul parquet. E speriamo che ritorni subito la calma, ovviamente un fallo che fa male a Firic, non crediamo nella volontarietà di Andrea Gnecchi.
Dunque fallo antisportivo per Miecchi, è il primo fallo della gara per lui. Piove di tutto sul parquet, dunque due tiri liberi per Gordon Firic. Più 10 per Fabriano, 2.33. Giusta comunque la decisione degli arbitri per questo antisportivo. Firic realizza, sesto punto per lui. Ancora segno per lui il settimo punto, 3 su 4 nei liberi, 38-30 e ancora la palla è ancora nelle mani della formazione in casacca gialla con Firic che trova e serve Priolo, subito Scavini, la formazione in casa, Scavini cercare il blocco di Pella che poi si allontana, arriva Priolo, prova a tuffarsi, Priolo scarica sotto per Firic, stoppato, la palla sporcata da un fabrianese. Questa volta gli arbitri forse hanno visto male, ci è sembrato effettivamente dalla tribuna che fosse stato un fabrianese a recuperare il pallone. Mannion 38-30, Mannion a saltare Firic che torna poi su di lui, chiude il palleggio, si fa vedere Ebeling, ancora Agnecchi fuori dell'arco, Cavazzon fronte a canestro, Ebeling zona d'angolo, 10 secondi per andare al tiro, a disposizione di Fabriano, Cavazzon prova ad andare dentro, un varco, parabola alta, il tap-in sbagliato da Emaretti, 7 ancora, davvero positivissimo a recuperare il pallone, Scavini, Mannion gli ruba palla, vola in contropiede per Smenio, questa volta il fallo è di Priolo, secondo fallo per Priolo, Fabriano in questa circostanza avrebbe voluto l'anti sportivo, ma gli arbitri non lo hanno sanzionato, due tiri liberi a disposizione di Pace Mannion, 1 minuto e 40 al termine con Bernardi che si accarezza su Emaretti alla testa e Mannion dunque in lunetta con due tiri liberi, già 11 punti per il giocatore di Salt Lake City. Mannion sbaglia ancora nonostante tiri benissimo da tre, questa sera nei liberi Fabriano ancora non ha trovato la giusta concentrazione, 1.40 al termine, Mannion ancora un libero per lui, bastono tremendo in questa circostanza da libero, 12° personale con Scabini, più 9 per la Faber, Scabini fa vedere Priolo, poi Pella sotto, c'è Maretti, Miecchi a sporcare il pallone, rimessa dal fondo dunque per la SIC BPA, 1 minuto e 27, SIC in rimessa, Setti riceve da Firic, molto lontano, Scabini sotto per Firic, il pallone sporcato da Mannion, 11 secondi che restano a giocare alla formazione di casa per trovare la regina di Fabriano, dunque azione abbastanza veloce, prevedibile di Priolo che andrà ad uno contro uno, luffa dentro, il fallo di Cavazzon su di lui, per Graziano Cavazzon è il secondo fallo, mentre il time out chiesto da coach Bernardi con Turner che rientrerà in campo per questi minuti finali. Per Bernardi dunque questo time out sul risultato di 30-39 con la sua Faber avanti di 9 lunghezze e dopo il minuto di sospensione dovrà subire i due tiri liberi assegnati a Jean Priolo. Il minuto e 16, le due squadre hanno esaurito il bonus, diciamo che non c'è nessuno almeno per il momento in situazione critica di falli. 7 giocatori con 2 penalità sono per Iesi, Scabini, Conti, Firic e Priolo, per la Faber, Cavazzon, Zanus Fortes e Debeling. Per quello che riguarda i punti segnati, 4 a segno per la Faber, Forti, Cavazzon, Mannion, Ebeling, il migliore è Forti con 15, seguito da Mannion 12 per Iesi. Per Iesi invece 5 giocatori a segno, Pella, Scavini, Firic, Setti e Priolo, il migliore Setti con 9 punti, ma nonostante
in 9 punti, anzi con i 9 punti e tanti rimbalzi catturati, Setti è il migliore della formazione di Chiasso. Priolo dunque due tiri liberi a sua disposizione, 5 punti per il momento per lui, frutto di un'azione da 2 e di un canestro da 3 punti. Mette anche il suo primo libero della gara, 39-31, 1 minuto e 16. Priolo realizza, 7 punti. Ai maretti per Magnon, più 7 per la Faber di Fabriano. Magnon supera la linea di centrocampo, Priolo su di lui. Con l'uscita di Gnecchi, Magnon ora è il regista, raddoppiato, Cavazzon fuori per Turner, va da 3 punti, è la seconda bomba della gara per lui, questa volta la infila, e i primi 3 punti di John Turner arrivano proprio nel 6-25, 42-32, riporta più 10 Fabriano, Priolo Fonte a canestro, Scabini sotto per Pell, a saltare ai maretti, poi inchioda la schiacciata sul ferro. C'è sempre però un fortissimo Setti, Pell a saltare ai maretti in questa circostanza, sesto punto per Anthony Pell, 42-34, ultima azione dunque del primo tempo a disposizione di Fabriano, 20 secondi da giocare, non si attiva neanche il cronometro dei 30, 15 secondi, Fabriano a più 8, pallone importante in questo finale di primo tempo. 8 secondi, Magnon il blocco di Turner, ancora Magnon, Priolo, Magnon un secondo, Turner tira da 8 metri, la palla gira sul ferro, esce, suona la sirena e si conclude il primo tempo, 34 Sick, 42 Faber Fabriano. Dunque partono i secondi 20 minuti, il primo pallone di Fabriano perché c'è stata un'interferenza dei giocatori jessini con la Faber, dunque che ripartirà in attacco. Magnon per Turner, primo tempo dunque che riprende, 42-34 per la formazione che attacca e quindi ospite con Ebeling fuori 6-25 e Cavazzon. Fuori dall'arco ancora Magnon, palla sopra il capo, Cavazzon a sfidare Firic, stoppato da Pell, in modo però irregolare il fallo di Pell su Cavazzon, ci dovrebbero essere i due tiri liberi per Graziano Cavazzon, e così Pell dunque secondo fallo, primo fallo del secondo tempo per il giocatore americano in forza 10, Cavazzon. Vai al primo tiro libero, non è delle migliori mani nei liberi, realizza per Cavazzon, l'ottavo punto dell'incontro, 43-34, dunque più 9 per Fabriano con Scabini, Setti marcato da Ebeling, Priolo, Firic, post basso per Pell, palla sopra la testa di Tarna per questa schiacciata di Pello, ottavo punto personale per lui, Cavazzon a portare avanti il pallone, Forti taglia sotto, Ebeling finta da 3, ancora fuori per Cavazzon, Magnon marcato da Priolo, può aprire il palleggio, lo fa, salta Priolo, va a sbagliare il rimbalzo, no, il canestro valido di Magnon sull'interferenza di Pello. Per Magnon dunque il 14° punto, si asciuga il parquet, Fabriano a più 9, 19,3 secondi al termine della gara, quarti di finale, playoff promozione, playoff denominati B, chi vince giocherà domenica a Trieste, al Chiarpola di Trieste, Firic può tirare da 3, piedi per terra, sbaglia, Forti a catturare il pallone, poi fa passare tutti gli avversari per poi servire Cavazzon che chiama lo schema, Fabriano a più 9, 45-36, 18-38, Cavazzon, Magnon,
Forti 4 metri zona d'angolo, sbaglia in questa circostanza Forti con Piric servito da Setti. Tutto il gioco di transizione, anzi meglio Piric che sbaglia il rimbalzo, poi sempre di Piric, sbaglia ancora la conclusione, cade a terra insieme a Cavazzon che ritorna subito in attacco. Ebeling, ancora Mannion, ragiona Fabriano che ha 9 punti di vantaggio, 45-36. Due minuti giocati, Mannion fuori dall'arco, fa vedere Ebeling fuori per Cavazzon, ancora Mannion, pot basso, scarica fuori per Ebeling, 4 metri zona d'angolo per Turner, sbaglia, Piric rimbalzo, Cavazzon non può nulla contro il bosniaco. Piric Priolo, finta da 3, Cavazzon può tornare dunque su di lui, Pell 5 metri, sbaglia la conclusione, Cavazzon al rimbalzo, la sacra dell'errore in questa circostanza, mentre Turner a zoppicare. Mannion salta Priolo, scarica fuori per Ebeling, piedi per terra da 3, Mannion la palla sul ferro, rimbalzo proprio di Turner, claudicante, va comunque al tiro, sbaglia il rimbalzo poi di Ebeling, in attacco per John Ebeling, il terzo fallo della gara, il giocatore, il primo giocatore ad andare su 3 falli. Per Turner invece non sembra esserci nulla di grave, può giocare regolarmente con Cabini che scambia con Piric per portare poi avanti il pallone. Sempre più 9, 3 minuti giocati e in questo secondo tempo 3-2 la questione punti nel secondo tempo a favore di Fabriano che dunque ha 9 punti di vantaggio. 16-53, Piric chiuso per Priolo, 6 secondi, prova ad andare dentro, il fallo di un fabrianese, fallo dovrebbe essere di Pace Mannion sul giocatore di New York. Per Mannion il secondo fallo della gara e 2 tiri liberi dunque per Gian Priolo che in questo campionato tira con il 79,9% dalla linea. Poi Priolo 45-36, dunque 16-45 da giocare. Priolo realizza il primo tiro libero a sua disposizione, è l'ottavo punto per l'americano di coach Massimo Magno, realizza ancora, nono punto con Turner a servire a Cavazzon. 45-38, 16:38 da giocare. Turner, ribaltamento per Cavazzon, Forti con Scabini, Turner pronto a canestro da 3 punti, ancora un canestro da 3 punti di John Turner, 6 punti, tutti dai 6:25. Massimo Mangano se la ride, sa che questo giocatore in Italia l'ha portato lui, proprio Fabriano, e non può far altro che applaudirlo. 48-38, più 10 per Fabriano dopo questa bomba. Piric cerca di rispondere, si tuffa dentro, scarica per Setti, post basso per Pell, cerca lo scambio con Setti, un fallo poi su Pell di un fabrianese, ancora il fallo di Pace Mannion e il terzo fallo per l'americano di Salt Lake City. 4 minuti giocati, 48-38 con Piric fuori dei 6, 25 riceve Setti, ancora Scabini, fa vedere Piric da 3 punti, la bomba sul ferro, però cattura il rimbalzo, poi un fallo forse su di lui, Forti non riesce a tenere in campo il pallone che finisce fuori sulla linea laterale, dunque rimessa in zona d'attacco per la formazione di Iesi che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi con Scabini a portare avanti il pallone, penetrazione, scarica fuori per Priolo da 3 punti, il tiro è completamente sballato, il pallone poi se lo ritrova tra le mani Turner che ringrazia, riparte con Cavazzon Fabriano, Cavazzon sbaglia però il passaggio lob per Mannion, Scabini in penetrazione, realizza un numero di prestigio dei tuoi dal contropiede mancato, mentre c'è il cambio dietro a coach Bernardi con Agnetti pronto ad entrare in campo. 48-40, sempre più 8 Fabriano, Mannion in palleggio,
Setti gli ruba un pallone, ancora davvero splendido. Contropiede Sick, Setti va a sbagliare però la conclusione, poi la palla nella mano di, nelle mani di Forti. E Fabriano dunque che recupera un pallone importantissimo dopo averne perso un altro in modo recompalesco in attacco. Mannion, esce Turner, fuori Cavazzon, ancora in palleggio, si fa vedere Mannion, Turner a bloccare su Priolo, Mannion 7 secondi per andare al tiro, deve forzare la conclusione, Pes Mannion 6 metri, realizza Mannion il suo 16° punto, 50-40 con Fabriano che torna a più 10, 14-30 da giocare. Scabini in palleggio, il blocco di Setti su di per lui, poi Setti ad andare via ad Ebeling, lato debole il fallo giusto di Ebeling, andato a spingere con la pancia l'avversario. Per John Ebeling il quarto fallo dell'incontro e coach Bernardi finisce sul parquet Andrea Agnetti al posto di Pace Mannion. E dunque due tiri liberi a disposizione di Setti. Fabriano ha commesso già quattro falli in questa ripresa, uno soltanto la SIC Jesi. Setti continua la sacra degli errori per la formazione jesina, anche se di Setti questa sera dobbiamo e possiamo parlare soltanto bene. Vai ancora, Cavazzoni, 50-40, Fabriano al pallone per cercare ancora un massimo vantaggio, 14-12 da giocare, Turner. Gnecchi esce dai blocchi, Ebeling marcato sempre da Setti, Cavazzon fronte a canestro, si tuffa dentro, scarica in angolo per Ebeling che sfida Setti, Ebeling a forzare, sbaglia il rimbalzo catturato da Firic che salta poi forte a centrocampo. Firic uno contro uno, scarica per Scabini, ancora Priolo fronte a canestro, c'è Gnecchi davanti a lui, Priolo, Firic marcato da Cavazzon, Firic forza e realizza alla sua maniera, 9 punto Jordan Firic, 50-42, più 8 per la formazione fabrianese. Firic che si tocca sempre la schiena, ricordiamo non si è allenato, problemi per lui. Gnecchi Forti, Scabini sul capitano bianco-verde, ottimo e bello il duello. Forti scarica per Gnecchi, carica fuori ancora per Cavazzon, che può andare da tre, la bomba di Graziano Cavazzon, è l'11° punto per lui. Fabriano ha il massimo vantaggio, più 11, 53-42, 7 minuti giocati. Scabini manda via Priolo, fuori per Pell, ancora Firic fuori dell'arco, Scabini, Priolo, Pell post alto, Firic 6 secondi per andare al tiro, Cavazzon gli ruba il pallone ma in modo falloso per Cavazzon, è il terzo fallo, quinto fallo di squadra per Fabriano e ci sono ancora due tiri liberi per Firic, evidentemente giudicato in fase di tiro. Dunque Firic la linea dei tiri liberi realizza ancora, doppia cifra per Jordan Firic, il 10° punto, miglior realizzatore della formazione jesina. Jordan Firic ancora un libero per riportare a meno 9 la propria formazione, realizza ancora precisissimo dalla linea. 53 Faber, 44 Sitti Jesi, Fabriano che torna avanti con Gnecchi, Forti fuori dell'arco, palla sopra il capo, si fa vedere Turner, ancora Gnecchi a catapultare il pallone alla parte opposta, Priolo a sporcare, salta più in alto di tutti Firic, poi pasticcia con Priolo, il fallo alla fine di Gnecchi sul bosniaco, per Gnecchi è il secondo fallo. E dunque mentre Firic, vediamo ancora a bordo campo, piove ancora qualche pezzo di carta sul parquet del Palatabano. Sicca a meno 9, possesso di sfera con Firic, subito a servire Scabini, lo stoico Firic a stringere i denti nonostante il dolore insopportabile che l'ha quasi costretto a non camminare in settimana. Setti, Priolo, 12-13 da giocare, Priolo, Pell, pallone schiacciato a terra,
saltare Turner, poi pesta la linea di fondo, costretto da John Turner a perdere questo pallone. Pell rimessa dunque per Cavazzon, fuori dai 7-5, si stanno piazzando Ebeling e Forti. È proprio Forti che riceve, taglia sotto Cavazzon, apre il palleggio il capitano di Fabriano, ancora per Gnecchi, fuori dell'arco la manovra fabrianese, Gnecchi si allontana, imposta lo schema, 10 secondi al terminazione attacco, Gnecchi prova ad andare in penetrazione, la palla sporcata da nessuno, e dunque illusione ottica dalla tribuna per questa palla recuperata da Iesi, che rimane però a 9 lunghezze, non riesce a sfruttare gli errori di Fabriano. 53-44, 11-37, Priolo da 3 punti, finalmente azzarda un tiro, realizza e subisce anche il fallo di Gnecchi, e questo è un canestro davvero importante per Gnecchi, è il terzo fallo. Gian Priolo è il 12° punto, avrà un tiro libero aggiuntivo, l'americano di New York, mentre Bernardi richiama Gnecchi in panchina e riferisce qui il parquet. E Smeglio, azione potenziale da 4 punti, potrebbe riportare a meno 5 la Iesina. Priolo dunque in lunetta, scorre di 12 punti fino a questo momento, realizza 13° punto, dunque torna a meno 5 Iesi, dal più 11 Fabriano, si riscalda il pubblico iesino. Cavazzon, Forti, Turner, vedere anche Cavazzon per il perimetro, Forti mancato da Scabini, il blocco di Turner, il fallo di Scabini su Forti per Scabini, è il terzo fallo della gara, è il secondo fallo di squadra per Iesi in questo secondo tempo. Restano a giocare 11 minuti e 18 secondi, Cavazzon riceve in palleggio, forza, scarica per Ebeling, fuori ancora per Mannion, 20 secondi ancora a disposizione di Fabriano, che dunque ha tutto il tempo per ragionare questa azione offensiva. Mannion in palleggio, Appel di fronte a lui, Mannion prova ad attaccarlo, 10 secondi, Cavazzon da 3 punti, la bomba è fuori, Priolo però non tiene il pallone in mano, poi ha una reazione di stizza nei confronti del signor Cicoria di Milano, che arbitra insieme a Cerebuk, figli di Milano, e dunque palla per la Faber con Ebeling, fuori dai 6-25, Fabriano a più 5, siamo quasi al giro di boa, 10-48 al termine, Cavazzon per Mannion, gira Fabriano, sotto Forti non riceve, Scabini è letto a catturare il pallone, Scabini in 1-1, gli sporca il pallone John Turner, per Turner la prima frazione della gara, e dunque ci saranno 2 tiri liberi per Iesi, mentre coach Bernardi decide che è ora di chiamare il time out, il risultato di 48-53 con la sua Faber avanti di 5 punti, che però sta subendo la rimonta, il tentativo di rimonta della SIC BPI Iesi, 10 minuti e 33 al termine, con Iesi che ha trovato in un gioco da 4 punti di Priolo quel canestro importante per ritornare a credere in questo incontro, ed ora ci crede, e come, anche il pubblico iesino ad incitare i propri beniamini, mentre ritorna sul parquet Danut Fortes, già visto i primi minuti del secondo tempo, e dunque rientra anche la SIC, mentre sugli spalti si continua a discutere animosamente, 10 minuti e 33 al termine, Fabriano a più 5, ma ora saranno 2 tiri liberi per Scabini, potrebbe riportare davvero in partita la sua formazione. 7 punti nell'incontro per lui, 5 nel primo tempo. Scabini sbaglia il primo tiro libero, palla va
attacca sul ferro e poi esce. Scabini ancora un libero, questa volta uno su due per lui. Ottavo punto, Iesti a meno 4, Fabriano però può tornare in attacco con Cavazzoni. Muove Forti a cercare di saltare Scabini, Forti in penetrazione, canestro ancora di Capitan Forti. 17° punto per lui, 55-49, più 6 per Fabriano, ancora una volta trascinata dal proprio capitano, con Setti a ribaltare per Scabini, subito Firic, giusto da Cavazzon, Firic numero sbaglia, rimbalzo sporcato da Cavazzon per di Zanusforza per Cavazzon, fuori per Magno, fuori 6-25, gioco di transizione per Fabriano, che viene chiuso dallo stesso Turner che affida il pallone a Cavazzon per questa azione ragionata. Forti fronte a canestro da tre punti, la bomba di Capitan Forti, 20° punto per lui, 58-49, e in un attimo più 9 per Fabriano, parziale 5-0, targato Andrea Forti. 9-31 da giocare, Scabini, c'è Forti proprio su di lui, pallone sotto per Pella, Zano Sforza sta a marcarlo, Zano Sforza che in gara 2 ci ha rimesso anche un incisivo. Pella che rischia il fallo tecnico per essersi aggrappato alla canestro, mentre anche qui in tribuna VIP si accende un po' di parapiglia. Magnon fuori per qualche compagno, qui non vediamo più niente. Magnon sotto per Forti e la volpe andrà Forti, mette ancora un punto, 22 punti, torna a più 9 la Fadan, 6-9 a 5-1. In tribuna VIP si continua a litigare, nulla di grave comunque, fa parte anche questo del derby numero 6 della stagione. Abbiamo sempre visto bellissime gare, un pubblico sempre corretto. Pell sotto per Setti, 6 secondi per andare al tiro, chiusi tutti i varchi, Firic 3 secondi per andare al tiro, Magnani sporca il pallone, poi va in contropiede, il fallo antisportivo, questa volta fischiato a Firic più Magnon, il terzo fallo di tiro, questa volta fallo antisportivo, esce Maggioni, anzi esce Firic ed entra Maggioni. E dunque fallo antisportivo con Magnon in lunetta con due tiri liberi. Realizza 17 punti per Magnon, Fabriano a più 10, 8-28 da giocare. Magnon ancora in palleggio a realizzare il suo 18° punto. Ed ora palla in mano a Fabriano che è tornata a più 11 con giocatori che si devono adeguare anche a togliere palline di carta. Forti per Cavazzon per la rimessa in gioco. Zanus Fortes, Cavazzon. Magnon. Da due, sbaglia Cavazzon, rimbalzo offensivo. Poi si tuffano in due. La palla arriva a Firic. Priolo si tuffa dentro, realizza un bel canestro, davvero pregevole la penetrazione di Priolo, che purtroppo però per Iesi si è visto poco. Più 9 per Fabriano, 6-2 a 53, 7-45, 9 punti che nel basket non sono nulla davvero. Turner, Cavazzon, sotto Maggioni su Forti. È il primo fallo per Maggioni. E dunque rimessa in zona d'attacco per Fabriano, e il quarto fallo di squadra per la BPA Iesi in questo secondo tempo. Fabriano invece già ha esaurito il proprio bonus, 6-2 a 5-3, dunque più 9 Fabriano. Cavazzon, Turner, ancora Cavazzon, fuori 6-25, il secondo fallo di Maggioni sul Forti. Per Matteo Maggioni è entrato al posto di Firic, cioè il secondo fallo. Ancora un rimesso, una rimessa in zona attacco per la Faber, 7 minuti 35 secondi al termine, mentre entra una monetina che colpisce l'arbitro. Turner, Cavazzon,
prova a penetrare il pallo terzo di Maggione su Corti. Terzo fallo consecutivo fischiato a Maggione, che fa arrabbiare non poco i tifosi Iesini. Cavazzon per la rimessa, si fa vedere Turner al limite dei 5 secondi, ancora Cavazzon, c'è Scabini davanti a lui, Mannion esce fuori dai 6 e 25, più 9 per la Faber in possesso di sfera, Forti, Maggioni a sporcare il pallone al lato e dunque rimessa in zona attacco per Fabriano, che ha a disposizione 17 secondi per cercare la retina Iesina con Mannion. Palla al canestro, zona d'angolo in palleggio, Priolo da dietro sporca il pallone, poi Mannion riesce a recuperare il pallone, ancora Priolo a sporcare il pallone, 8 secondi soltanto a disposizione di Fabriano per andare a canestro. Mannion subito per Forti da 3 punti, zona d'angolo, la palla fuori, Pella al rimbalzo, Iesi subito in velocità incitata anche da Massimo Mannion dalla parte opposta, Priolo non trova, anzi lo cerca, pallone schiacciato terra su Pell, il fallo di Zanus Fortas su Pell e il terzo fallo per il giocatore di Mestre, mentre ci sono 2 tiri liberi a disposizione di Anthony Pell, 6 minuti e 52 al termine, più 9 Faber di Fabriano, ma ora in lunetta ai liberi c'è un giocatore di Iesi, Pell realizza 11° punto per lui questo campionato, 59,7%, smentisce le statistiche Anthony Pelle, 2 tiri liberi davvero fondamentali per la sua formazione, 6-2 a 5-5, più 7 per Fabriano che ha palla in attacco con Mannion, ancora Turner fuori dell'arco, si fa vedere Cavazzon, Mannion fronte a canestro, Turner va a preparare un blocco, esce però Forti a saltare Maggioni, Forti da 3 punti, la bomba di Forti, 25 punti stratosferico, Andrea Forti, più 10 per la Faba, 65 a 55, 6 e 23, e Fabriano l'ha avuto tante volte come avversario ed entra, anzi c'è un fallo di Cavazzon, è il quarto fallo per Graziano Cavazzon, e ci sono 2 tiri liberi per Zetti, che non ci stancheremo mai di dire che è davvero in questa circostanza uno dei giocatori più incisivi della propria formazione, è un autentico lottatore, va anche in doppia cifra, un giusto premio per lui, si è sempre buttato su ogni pallone, ha creduto sempre nella gara e ci sta credendo ancora, sbagliato però il secondo tiro libero, Fabriano rimane a più 9, 6 minuti 15 secondi al termine, Cavazzon in palleggio, schiacciato per Mannion, Turner fronte a canestro, esce Cavazzon, anche Mannion fronte a canestro, 12 secondi per andare al tiro, Mannion da 3, la bomba di Pace Mannion e Fabriano vola al massimo vantaggio, più 12, 68 a 56, 5-51 alla fine con Scabini per Pell, Turner ribalta per Priolo da 3 punti, Jean Priolo sbaglia, Pell rimbalzo, palla canestro, sfida Turner, scarica per Setti, sbaglia Setti, Priolo rimbalzo e canestro per Jean Priolo, Fabriano che ha deciso di non commettere fallo, Scabini su Cavazzon, più 10 per la Faber, 5-24 a giocare, Cavazzon per Forti, Forti in palleggio, il compagno trova in Turner, esce Mannion fronte a canestro, ancora Forti a saltare Priolo, Forti poi sotto per Zanus Fortas che sbaglia, rimbalzo offensivo però per Zanus Fortas che poi riesce a servire Cavazzon, ancora Forti fuori dai 6-25, 5 minuti al termine, Forti a chiamare lo schema, più 10 per Fabriano, possesso di sfera, Forti Zanus Fortas, esce Cavazzon, zona d'angolo per Turner, Forti a tagliare sotto, il fallo di Priolo su Forti e il terzo fallo per il newyorkese, esaurito il bonus con questa infrazione anche dalla formazione Iesina, non ci sono dunque tiri liberi per il momento,
ma semplice rimessa dal fondo per Fabriano. Cavazzon trova Turner, fuori di 25 ancora Cavazzon, Maignan in possesso di sfera, Cavazzon fuori dell'arco, Maignan a far trascorrere il tempo, Fabriano, Forti, una bomba da tre, la bomba ancora di Capitan Forti, 28 punti, 71 a 58, più 13 per Fabriano, massimo vantaggio Faber, 4 e 15 da giocare, Maggioni a saltare Maignan, buono il movimento, c'è cioè il fallo su di lui di Zanus Fort, è il quarto fallo per il giocatore di Mestre su Maggioni, per Maggioni dunque due tiri liberi, 71 a 58, mentre entra Conti ed esce Scabini per la SIC Pigliaiese. Maggioni dunque due tiri liberi. Realizza per lui, è il primo punto della gara, è entrato nel secondo tempo al posto di Firic. Ancora Maggioni questa volta a sbagliare, Turner più in alto di Pell, subito per Maignan, Maggioni a pressare Maignan e poi il fallo, è andato con il bacino ad ostacolare il giocatore americano di Fabriano che avrà a disposizione due tiri liberi, mentre c'è il cambio chiesto da Sick con Scabini che rientra proprio per Maggioni. Mentre ci sono i liberi per Maignan, 71-59, 4 minuti e 2 secondi alla termine. Base Maignan in lunetta, realizza per Maignan 22 punti. Ancora un libero per l'americano. Mentre i tifosi di Fabriano a gran voce gridano Andrea Forti, che questa sera è davvero positivo, mentre c'è l'invasione di Zanus Fortes o di Turner, rimessa dunque per Iesi che sotto di 13 lunghezze, 72 a 59, Priolo realizza 19 punti, Maignan, Conti su di lui, Maignan lo salta in palleggio, gli ruba il passo per raddoppiato, ancora Turner, Cavazzon, 3.45 più 11 Fabriano, Cavazzon perde palla, Scabini in contropiede da 3 punti, la bomba, 11° punto, azione positiva per Scabini, mentre volata in campo una bottiglia d'acqua, gli arbitri hanno fermato immediatamente il gioco, più 8 per Fabriano, 3.32 da giocare, e un derby, è sempre un derby, non bisogna mai abbassare la guardia, sempre concentrati. C'è comunque da dire che Iesi sta mettendo davvero una marcatura asfissiante in questi minuti che restano. Gara 3, playoff, Zanus Fortes. Poi Maignan che sfrutta un corridoio, possesso di sfera. Maignan in palleggio, Conti su di lui. Ottimo il movimento di Conti su Maignan. Cavazzon per Zanus Fortes, fuori Maignan. Conti sempre su di lui, Turner fuori 6.25, fuori per Forti da 3 punti, la bomba è fuori, Priolo al rimbalzo, riparte Scabini che rischia l'infrazione di passi con la palla tra i piedi, Priolo da 3 punti, una bomba importante, è fuori, rimbalzo di Zanus Fortes per la Fada, Turner, Conti che gli salta davanti alla faccia e subisce il fallo proprio di Andrea Conti, il terzo fallo. Per Turner ci sono due tiri liberi, più 8 Fabriano, 7-2, 6-4. Due liberi dunque per la Faber, a disposizione John Turner. Bisogna asciugare anche la sfera, dice il signor Cerebuk. Tribuna VIP con l'ex presidente della Fabriano Basket, Giuliano Ceresani. E anche l'ex allenatore di Fabriano l'anno scorso. Turner sbaglia il primo tiro libero. E ancora un altro, John Turner.
6 punti, solo da 3 ha segnato, si sblocca dai liberi, più 9 Fabriano, 7-3-6-4, Priolo fuori per Scabini, in penetrazione Scabini, corridoio, Priolo fronte a canestro, non c'è fallo, Priolo ancora in possesso di sfera, forza e realizza, 21esimo punto per Jean Priolo, 2-30 al termine, Fabriano è a più 7, il fallo di Conti è il quarto su Pace Mannion, dunque 2 tiri liberi per l'americano di Salt Lake City. Riceve un asciugamano dalla panchina dei cugini Yesini. E dunque 2 tiri liberi per Mannion. 73-73 a 6-6. Mannion realizza, per lui è il 23esimo punto della gara. Ancora un libero per l'americano. Torna più 9 Fabriano, 24 per Mannion. 7-5 a 66, 2-25 Priolo, forza, Mannion esce, palla in mano. Scabini va dietro, il fallo su Pace Mannion per Scabini, è il quarto fallo. 2 tiri liberi dunque per Pace Mannion. 2-20 da giocare. Pace Mannion, autore di 24 punti fino a questo momento, in lunetta con 2 tiri liberi, si concentra, parte il primo libero, realizza Pace Mannion, 25 personali per lui, più 10 Fabriano, 7-6, 6-6, ancora un libero, più 11 firmato Pace Mannion, 26 personali, più 11 dunque per la Faber, 2 minuti e 15 secondi al termine, Conti con l'omeggiare stoppato da Turner, Setti si gira, buono il movimento, sbaglia la conclusione, Turner esce palla in mano, poi anche in palleggio, va a subire il quinto fallo di Conti, per Andrea Conti il quinto fallo, esce a 2 minuti e 5 secondi, Andrea Conti ex di turno per Fabriano e dunque John Turner, 2 tiri liberi, entra anche Bigi, 2 minuti e 5 secondi al termine, più 11 per Fabriano. Comunque vada questa gara, c'è da dire che la SIC Iesi in questa sua prima esperienza in Serie A ha davvero fatto un campionato alla grande, qui al Palatabano ha messo paura a tutte le formazioni, anche le più blasonate. In trasferta ha colto ottimi successi, ricordiamo quello a Sassari, un campo davvero difficilissimo e Iesi è riuscito a violarlo. A Forlì sempre una bellissima affermazione esterna per conquistare alla fine della stagione regolare un 7° posto importantissimo per una società neopromossa in Serie A e tanto ambiziosa. E già in precedenza a questo incontro alcuni dirigenti hanno detto che il prossimo anno la SIC sarà ancora più forte. Turner 8° punto, più 12 per Fabriano, 120 secondi al termine, Scabini a realizzare il suo 13esimo punto, Mannion a cercare Forti, ancora Mannion seguito da Priolo, Mannion, Turner, Forti, palleggi ora per Fabriano, Forti ha chiuso il palleggio, riesce a servire comunque Cavazzoni, Zanus forza su 1,43, più 10 per Fabriano, Mannion molto larga, Fabriano 10 secondi per andare al tiro, 1 minuto e 35, Mannion sporca la palla a Scabini, va in contropiede Priolo per Pell che però perde il pallone, 1 minuto e 24, rimessa dal fondo per la Faber con Zanus Fortas che serve Mannion, dietro c'è Scabini che lo segue. Tornando al discorso Iesi, con uno sponsor come Latini così appassionato di questo sport, sicuramente Iesi potrà fare davvero bene, mentre Fabriano ormai a 60 secondi al termine vede la trasferta di domenica al Chiarvola di Trieste contro la Genertel, seconda forza del campionato nella stagione regolare. Andrea Forti scarica per Zanus Fortes che non può realizzare perché c'è Setti a commettere il suo primo fallo
e dunque due tiri liberi per Danus Fortas, più 10 Fabriano, 56 secondi al termine, giocatori già a incitare il pubblico fabrianese, più 10 dunque per Fabriano, mancano 56 secondi al termine, Danus Fortas a sbagliare la prima conclusione nei liberi, ne ha un'altra, ancora a virgola il suo tabellino, realizza Danus Fortas, un punto, 79-68, più 11, 50 al termine, Setti a sbagliare, Priolo realizza, 23esimo punto, 79-70, più 9 Fabriano, 43 secondi al termine, il fallo di Bigi su di lui che serve a fermare il cronometro, 42 secondi al termine, Pace Mannion, due tiri liberi. Fabriano Franzate in tutto il campionato ha vinto in trasferta soltanto a Caserta ed oggi qui al Palazzabano di Iesi sta per conquistare la vittoria più importante della stagione, quella che vale il 2-1 sui cugini di Iesi e quella che consente alla formazione del presidente Antonio Ninno e del vicepresidente Stefano Ninno di accedere alle semifinali playoff di Serie A2, un traguardo storico per Fabriano che si era sempre fermato ai quarti da quando è stata riattivata questa formula. Tre campionati fa perse con Sassari, l'anno scorso fuori con Caserta, guidata proprio da coach Bernardi. 27 Mannion, più 11 Fabar, 81-70, Bigi, Priolo andare dentro a realizzare il suo 25esimo punto, ancora Mannion fuori per Gnecchi, Cavazzon, Forti fuori dell'arco, 22 secondi al termine, più 9 Fabriano, Gnecchi, Cavazzon, Gnecchi che poi esce palla in mano, Forti, 10 secondi alla fine, Fabriano dunque nelle semifinali playoff di Serie A2. Iesi termina qui il suo campionato, Turner dall'angolo, una bomba, è l'undicesimo punto per John Turner, Fabriano vince 84-72 e vola nelle semifinali playoff. Domenica ore 18, Chiarvola di Trieste, Genertel, Fabian Fabriano. Un applauso comunque alla SIC BPA Iesi per quello che ha saputo fare in questo campionato. Da Ferenc Bartocci, il più cordiale a risentirci, alla prossima occasione.